Carissimi, bentornati, riprendete le vostre postazioni di combattimento che oggi si secca il nemico comunista e poi dopo purtroppo bisognerà andare anche per il nostro amico Hildebrandiano. Guardate, se non fossi stato chiaro nella prima puntata, anche perché non ho detto niente a riguardo, quindi non sono stato chiaro sicuramente, questa miniserie, queste 6 puntate copriranno solo la guerra civile indiana, ma io poi non andrò a fare guerra con la... frega niente. Quindi una volta fatto questo abbiamo fatto tutto. Detto ciò, l'Italia si sta dichiarando guerra, il Nepal era sceso con noi, noi stavamo per prendere l'aeroporto, che questo ci darà una mano, perché finalmente i nostri aerei, come potete notare, riescono a volare nelle pianure, ma di qui nel deserto per qualche motivo, hanno 3 passi, poi vanno giù. Non è che ci daranno tutta sta mano sti 80 aeroplani, ma... sì, va bene, ma è quello che è. Ah già, Kanwan Por sta per diventare parte del nostro bene amato impero. Il nostro amico lì si sta addentrando nella zona. Delhi è appena cascata in terra. Speriamo si sia fatta male. Il ragazzo qua lo portiamo a nord a cercare di chiudere fuori, ma adesso arrivano quelli là. Quindi questo, forse mi conviene andare qua. E a Lucknow. Lucknow. La prendiamo molto larga. Oh, qua si sono ritirati, via, tutti dentro. Cioè, solo l'hanno presa molto larga, tutti dentro. Lì quasi quasi fra un po' finisce il... Alesh un paio di palle, posso dire Alesh un paio di palle. Bene, facciamo così, questo si sposta, l'alpino invece scivola. Ma vai qua e poi vai giù, che non te ne frega niente. Comunque, allora, qua, anche qua già. Qua abbiamo un 59 rosso e un 55 rosso, un 61 verde. Il ragazzo qua o arriva in tempo oppure là prendono delle sberle non indifferenti. Ok, però è finito la sito. Quindi sapete cosa facciamo? Facciamo fino a Dhaka in treno. Ok, questo lo può fare. Nepal, sì, il patino in aggressione ci sta tantissimo. Ah, ci sarebbe da mandare dentro questo e far ritirare questo, e poi rifare... sì, questo qua si sta già ritirando, e poi rifare lo scudino. Vediamo adesso appena... Niklie è fuori dei coglioni. Ok, Niklie è fuori dei coglioni. E questo è arrivato ad Dhaka, quindi glielo facciamo andare giù a piedi. Il 50 è peggio del 56, quindi dovrei farlo subito. No, 55 è peggio. Sinceramente, fai giro giro tu un paio di volte e poi entra qua, io rifaccio uniti, si resiste, si difende. Il Gianfranco arriva qui e poi lo mandiamo là. E quello, forse quel fronte tiene, forse. Qua i ragazzi non sanno che cazzo fare della loro vita. Io direi che tutti attaccano qua per tenere pinnate le persone, mentre cerchiamo di infilarci là sotto. Siamo pure a posto, ci sarebbe la possibilità di avanzare qui, ma siamo molto strecciati con gli uomini. Avrei dovuto forse farne di più. Abbiamo i fucili. Ho comprato dei carcano dagli italiani. No, non ce li abbiamo i fucili. Riusciamo a fare un cazzo. Una divisione è già tanto. Dobbiamo arrangiarci così. Devo aspettare che arrivi. Questo qua però va buttato fuori. Rompe il cazzo sta tile. Centinaia occupate 3 divisioni quando ne basterebbero 2. No, non lo so. Comunque. Spingo, si va avanti, perché poi dopo c'è anche tutta l'altra guerra, se no stiamo qua un mese, ma per ora sono cautamente positivo, come al solito, sempre cautamente positivo. Dal nulla sbucano truppe francesi che iniziano a spingere da Kanwan Por, vanno all'Ahabad, eccetera, eccetera, e ci allungano il fronte. Noi qua abbiamo pulito, adesso sono rimaste queste 6 divisioni, tra cui una francese comunista, e cerchiamo di farle fuori. Se riusciamo a arrivare di qua dal fiume, almeno non abbiamo l'attraversamento ed è ottimo. Qui tra l'altro sto facendo un'altra manovra d'accerchiamento, di quelle che voi non potete capire. Entreremo di qua, sfonderemo la situa, vedete il primo punto qui, secondo punto di qui, e Gallior dovrebbe morirci così. Intanto ho anche fatto i servizi speciali. Allora, siamo messi bene, nel senso che... ah, questo qui l'ha dato a loro. Allora, voi attraversate... perché non ho il passaggio con questi disagiati? Potete tirare i porci. Non possiamo entrare. Ask for military. Ok, ero già in fondo. Ho visto. Nepal ha accettato. È per fortuna, sennò che cazzo stiamo facendo? Allora. Cavallo. Ah. Cavallo, vai qua. Ah. Basta. Continua a ripetere. Se sto male. Oh. Tu stai qua. Aspettiamo che i 2 di là arrivino. Poi se lo dà il Nepal non me ne frega niente. Qua siamo entrati, dicevo, col cavallo. Quando quelli lì non si muovono.
Ok, basta. Il cavallo di qui è a posto. Ok, Galliwar tanto adesso esplode. Io a questo punto continuo ad avanzare. Sembra che abbiamo sfondato abbastanza bene. Qui hanno lasciato il minimo indispensabile. Non provo comunque l'attacco a Calcutta. Aspetto che i nostri amici arrivino da nord. Io sento, devo smettere, giuro, mi triggera troppissimo quella parola buttata lì a caso così. Mi triggera tantissimo. Andiamo giù per i cazzi nostri sulla ferrovia col cavallo. Questa qui l'abbiamo schiacciata, GG. Quella lì sono... sono attivati tutti, certo, sono un bel po' di truppe. Mando anche questi qui su. No, fai così. Fai così. Fai così. Comunque, questa è la situazione. Adesso... Ok, c'è un loro pushback qui dietro. Ulneklikliye, facciamo così e vediamo quindi di resistere pesantemente a questo sfondone qua. Devo spostare un sacco di... Magari già si dovranno riposizionare per gli affari loro. Per ora lasciamo Singh qui a nord che finisca di pulire. I rossi, come al solito, tengano il sud. Se riusciamo poi a ricollegarci... hanno fatto doppio attacco anche di qua. Ho possibilità, lo faccio. Difendiamo su tutta la linea. Grandi perdite per gli indiani rossi, immagino. Non si può aprire il tab della guerra. Devo andare da qua. Current Wars, voglio farvi vedere le situe. Canadian Barataya. No, basta, è buggato, non si può vedere. Mi spiace, signore. Bellissimo. Ci sarebbe la possibilità di entrare qua e cercare di fare qualcosa qua. E ci sarebbe ovviamente la possibilità di andare qua e fare qualcosa qua. Ora, la guerra civile spagnola è finita e hanno vinto i comunisti. Quindi i comunisti stanno iniziando a mandare soldati anche qui da noi, che non è il massimo. Però non ho gli uomini per fare tutto quello che voglio fare. E da noi gli inglesi, i francesi stanno arrivando solo ora. Anche i sudafricani, eccetera, eccetera. Io penso di pushare qua per cercare di ravvicinare il Bengal. No, è questo qua. Sì, il Bengal. Con il nostro fronte. E poi da lì scendere. Quindi adesso concentriamoci qua. Sappiate solo che comunque qua abbiamo vinto. Il Nepal ha resistito a Patna. Quello che doveva resistere ha fatto, insomma, il suo dovere. Non si può imputare nulla. Adesso sto cercando di andare a prendere Raipur giusto per tagliare fuori. In verità... In verità è questo l'hub. E perché cazzo sto andando qui e non qui? Questo io non lo so. Mettiamo la cavalleria che vada lì sotto. Dai, uno in più. Siamo a posto. Dovremmo prendere quell'hub. Allora tu stai fermo. No, perché sono due passi. Uno arriva qui. Ma poi dopo c'è da prendere questo qua. Vado a prendere anche quell'hub lì. Intanto qua si cerca di avanzare. Loro stanno già spostando le truppe per cercare di fermarmi. Io mi infilo fra i due fiumi, ok? E da lì poi cerchiamo di pushare. Adesso devono andare fuori i coglioni da qua, perché mi hanno veramente svalangato le bolas. Serve di avere meno tile possibili, insomma, come al solito. No, meno gente che faccia situe che non fastidio. Non ho voglia di attaccare in montagna, quindi cercherò di far passare le persone qui sotto dove possibile. Ricordiamo di tenere i fronti estesi quello che serve, non di più, perché comunque sia di uomini non che se nemo. Certo, entrare qui ci fa risparmiare, mi sa... Ci fa risparmiare un cazzo, ci metto su una posizione peggiore, onestamente, però vabbè, pace amen, mi piace esteticamente. Non ci... Ripeto, senza fucili facciamo fatica, però ho appena messo in produzione quelli nuovi, quindi dovrebbero spawnarne un paio di più, abbiamo guadagnato un 5% di produzione. Andiamo fino a Cuttack. C'è anche un hub qui che dovrebbe servirci tantissimo. Io spero che i ragazzi facciano il follo che meritiamo, onestamente. Nicarunga, chiaramente. Però ecco, non abbiamo comunque uomini, cazzo. E di qui la situazione è ancora quella che c'è. Potremmo, no, tagliare sul fiume, no. Noi siamo arroccati di qui, loro sono arroccati di là. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. E qua mi è spunato una cavalleria full. Adesso contrattacca, quindi niente, mi sa che il follow up che ci meritiamo non ce lo meritiamo poi così tanto. Cercherò un modo di infilarmi dentro, non sono messi così bene. Però andiamo di qua, stiamo di qua dal fiume, che cazzo vi devo dire. Andiamo giù di qua allora. L'ho messo un po' così, ecco, un po' come il maiale. Vediamo se entrando qua riusciamo a esploitare un po' la fazienda. Però c'è da resistere. Adesso, se gli inglesi arrivano e mi coprono un po' di zone, io mi ritiro giù di qua e lo sapete anche voi come va a finire. Comunque, a Barataya penso sia caput. Sto succedendo il patatrack per la Barataya. Qua è sparita gente, si vede che la stanno spostando. Io sto entrando con i miei finalmente da qui sopra. Assumiamo un'altra spia, intanto la vado a buttare dentro. Brad. Giusto per, no? Alla fine siamo tutti amici, però alcuni sono più amici di altri. Mettiamoci anche questo, che non si sa mai.
Quindi qui la situa è così, con alcuni di loro che sono andati a nord per qualche motivo, non chiedermi perché, noi che stiamo per tagliare a sud, ok? Questa zona qua è tutta tagliata, hanno il porto certo, hanno Calcutta, ma stanno sbarcando alcuni, almeno penso, pensavo, stessero sbarcando, siete che sono finiti caput, ma noi stiamo continuando l'attacco su Calcutta adesso e li stiamo tirando fuori, comunque loro le navi le hanno messe, quindi le navi ce ne approfittiamo della loro marina per riuscire a fare quello che dobbiamo fare. Idebarad sembra vuota, sembrava vuota, non è così vuota come poteva sembrare. Qui siamo a posto, faccio il giro, cerchiamo di accerchiare sto posto in culo ai lupi. Ciccio, non andarla, piuttosto attacca qua. 74 rosso, qua si sono... si stanno muovendo, no? C'è il fastidino. Proviamo a pusharli fuori dalle montagne. Non serve che fai quello che stai facendo. Vai lì. Pinnamelo, che quello là gli arriva da dietro. Sardegna ha dichiarato guerra a Socialist Republic. Va benissimo. Qui non mi serve non che i miei uomini stiano sul confine con Hyderabad, perché non... No, mi voglio fidare che non attaccheranno per adesso. Quindi andate di qua. Quello che abbiamo preso è già buono. Forse Hyderabad ha qualche punto in più. Non lo so questo, però noi almeno li abbiamo tagliati fuori. Adesso qua basta attaccare, difendiamo e fine. E siamo già messi come il maiale. Calcutta dovrebbe essere anche lei messa un po' come Cristoforo Colombo. Basta attaccare di lì. Ok, ottimo così. Quello va su di là e insomma... Quello che si riesce a fare si fa adesso. Due attaccano di qua, no, uno entra qui sotto. Dai una mano poi su Calcutta di nuovo. L'importante è che lo tieni pinnato. Poi i francesi stanno morendo. Bucarest è caduta. Non sto guardando il resto del mondo perché ho già i miei bei problemi, né, comunque. Attaccate tutti qui, teneteli pinnati intanto che questi fanno quello che devono fare. Questo qua si deve... Fattorie, ritirati di qua. Che sono questi qua? Che sono i ghepardi della giungla che hanno tutta sta voglia di combattere? Dovrebbero essere sfiniti, cazzarola. Il cammello va da qui, cerchi di tagliare fuori da quel lato lì, noi facciamo altre fabbriche militari. Dove mettiamo questi militari? Dove volete cazzo metterle? Mettiamo sui fucili, che sono l'unica cosa che ci serve e che ci manca. Io tutte le volte parto sempre con dei buoni propositi, no? Tipo facciamo questo, facciamo quello, poi non c'è mai un cazzo di tempo, che ci ha pure pushato indietro. Non c'è mai tempo per farle queste cose qua. E alla fine non riusciamo a combinare un H. Ok, là sopra il tizio è a posto. Io quasi quasi ci butto dentro lì così. Comunque chiudiamo quei fronti qui e poi concentriamoci sul resto. Se no sto andando veramente lungo. Potrei prendere sto cazzo di aeroporto e circondarla. Però secondo me viene già giù così, dai. Senza farci... Arrivano anche gli inglesi adesso qua a nord. Oh Dio, grazie. Ma il Portogallo mi manda i supply, gli aiuti, quello che c'è. Figa, mandateci di tutto perché qua non abbiamo niente. Qua è una torta di merda sto posto, se controllate. Buono così, tu dagli una mano qui sotto, dagli una mano lì sopra, dagli una mano qua avanti. Dobbiamo ridisegnare i confini, Idbarad è arrivato fin lì, però Hamhabadabad serve a noi. Speriamo che vadano... figli di puttana. Vogliono uscire. Teniamoli pinnati un attimino. Romania è capitolata. Ok, lasciamo che vadano avanti. Se vogliono andare... Figa. Stanno mettendo a dura pazienza la nostra pazienza, ragazzi. Teneteli pinnati lì mentre il cammello cerca di andare... a riprendersi quel posto là. No, che cane, chi... Non era pinnato? Ha pinnato il tizio, no? Due, guardate come li fanno filmare. Vabbè, cazzi loro, dai. Siamo più o meno al confine, è più o meno fatta. Calcutta deve cadere oggi e ora. Tu ammazza questo, più o meno. Ecco Calcutta, chiudiamo con questa qua, questa vittoria. Questa è una grande vittoria, Calcutta. La natura di prima... No, quella era Valfrutta, però. 97, 98. Adesso. È rimasto sto tizio, dagli una mano. 87 verde, ci sta. Madonna mia! 874 punti, signori, più di Idbarad. Ed è tutto, adesso vedremo. Comunque, bene, sono contento. Chiudiamo così la prima parte della nostra missione. Meno di una settimana e si parte per la ripresa anche di Hyderabad. Ovviamente avranno i loro... Non so, non sono in nessuna alleanza, vero? No, sono ancora da soli. Speriamo che l'intesa ci supporti di nuovo, anche se sono abbastanza lenti. Comunque la mia idea è quella di entrare qua. Come un burro.
quel burro, arrivare a Bombay. Certo, le montagne non sono il massimo. Male che va, si fa la deviazione qua, no? Ok, senza andare sulle montagne. Piano piano si entra, difendiamo dietro le cose, se c'è da difendere. Sembrano pochi, ma in verità c'è più gente. Vedete qui? Ah, perché l'intesa, quello vale come intesa. Quindi appena io chiamerò dentro loro, quando e se li chiamerò, quello sarà uno spawn. Cosa che però non farò immediatamente. Ho appena notato che però possiamo mettere un punto nella dottrina. Questo ci dà Organization 5 Entrenchment. Lo accetto volentieri. E poi dopo andremo con la Deep Battle Plan, che è quello che è. Comunque, abbiamo le spie dentro. E abbiamo dichiarato guerra. Ok, pensavo, chissà quanti giorni mancano. Altro io credo che non ci serva farmi. Abbiamo 315. Certo, potremmo mettere la limited conscription. Tanto non ci dà nessun buff modificarla. Per ora War Economy non mi interessa tantissimo. Quindi andiamo con la limited, che almeno gli uomini ci sono sempre. Forever and ever. Abbiamo addirittura... Questa non me l'aspettavo. Abbiamo Madras. Uno con un sentimento difensore. Non ce l'abbiamo. Abbiamo lui. Abbiamo lui che è un British Commander. Bene, mettiamo lui. Vediamo Monsignor Gianfranco. Quattro sono un po' pochi. Io andare a sud non mi fido. Se gli prendiamo Bangalore, gli togliamo un hub. Poi hanno tutti gli altri hub del cazzo, però. Però Bangalore ci serve. Non mi piace neanche un po' come siamo messi. Abbiamo poche truppe qua. Stika? Si va. Stika si va. Li gestisco io per adesso, perché non mi fido dei Gianfranchi qua. E non un buon 80. 80 ci sta. Loro non attaccano sul lato. Adesso sposteranno truppe allora qua sotto. Io dovrei togliere gente dell'Inghilterra. Sono buggato. Devo chiamare la gente a mano. Call to Arms non posso, perché Canada. Call to Arms. Poi tu chiami gli altri. Ok. Se no non si capisce un caso. Io spero non chiami subito il Portogallo, se no è finito pure il Portogallo. Ok, beh, Bangalore ce l'abbiamo. Proviamo ad andare avanti così. È tanto impossibile. Non possiamo strecciarci su tutto il fronte. Basterebbe spostare alcune truppe magari da loro. Però mi servono per... Non ci ho pensato a quell'offensiva lì. Non ci ho pensato che sarebbe spawnata la rivolta lì. Hanno mollato... Questo non è stata una grande idea, amico mio, eh. Questo non è stata per niente una grande idea. Pinnato lì. Da qui forse questo può pinnarlo. Pinniamo tutto. Qualsiasi cosa si muove. Buono, i due cavalli sono dentro. Tu entra qua, allora iniziamo già a fare man bassa così. Si è acceso un po' tutto il fronte. Vediamo, stanno spostando truppe. A me va benissimo. Abbiamo un excavation da fare. Una roba prodotta in 240 giorni ci sta. Continuiamo ad andare avanti qua a guardare la situa. 92 verde. Il Gianfranco è quasi dentro. La Spagna fa situa anche lì. E qua sono messi col maiale, pushiamo. Lasciamo che qua si ridispongano. Allora me l'hanno pinnato, per quello che non si sta andando avanti. Per ora io qua non voglio fare niente. Qui sotto Madras ci hanno già circondato a bomba. Poi lo facciamo andare indietro e cerchiamo di tenere la linea del porto. Dai, lo usiamo come buco. Ah, ok, il Portogallo è entrato, ma con truppe di Sudafrica. Sudafrica invece non è entrata. Ok, ecco cosa è successo lì. Bella figura di merda, grande Portogallo. Io là le truppe non ce le metto a Goa. Va bene, mettercele allora a Goa. Tanto cosa vuoi che servono, voglio dire, non solo farci vincere la guerra. Abbiamo preso qui, abbiamo preso là. Abbiamo Hidbarad, il prossimo scalo. Tecnicamente questo qua è a posto, ma vedo che abbiamo disagio. Abbiamo... Ah, ecco cosa che non ho fatto. Non ho uppato le ferrovie. Bravo, Brad. Bravo. Questo qua è l'ultima delle nostre preoccupazioni. Adesso c'è anche quello là. Che cazzo facciamo qua? Qua si può pushare in tanti vari modi. Continuiamo così. Sei in difesa, mi stanno bene. Fengtian ha dichiarato guerra. C'ha i suoi problemi mentali. Fengtian. Vado a Bombay, davvero col cavallo. Mi è arrivata gente, ok. Truppe, le mettiamo ai rossi. Sempre in difesa o dove ti pare. Qua ci pinnano, ma ce ne frega proprio una merda. La Serbia è capitolata, la Fetra. I miei verdi si stanno allargando un pochino. Manteniamoli sul pezzo. Continuiamo a bucare dentro. Cerchiamo di pushare ove possibile. Senza dover combattere, però. Dove si può entrare, si entra. Colui qua va qua, ma poi in verità gira giù di là. Quel genere. Cavallo è stato pinnato. Andiamo di qui noi. Facciamo... No, Alpino. Alpino, ti ho detto, tu attacca. Cavallo gira. Bravissimi.
Cercate di affiancarvi piano piano e vedete che ce la dovreste fare, più o meno. Poi ragazzi vogliono entrare, quindi diamogli una mano ad entrare. Cavallo goloso, va bene anche te. Abbiamo un po' di malmosto, vedo qui. Così, sempre per tenere la pancia bella cicciotta. Loro spostano truppe, noi spostiamo truppe. Madras è nella merda. Ok, stanno arrivando gli inglesi, che però sono sudafricani. Bangalore per ora non tiene. Ma perché i sudafricani sono lì? Ma i sudafricani non sono in guerra. E questo è semplice. Che cazzo mandate le truppe se non siete in guerra? Che non entri, sei uscito dall'alleanza. Che non entrano. Che non si propongono. Deve essere l'Inghilterra, immagino, ma noi non possiamo vederlo perché lì è bloccato. Ci sono crocchi, ci sono giapponesi, ci sono turchi, tutti ad aiutare il nostro amico di Hyderabad. Noi abbiamo ovviamente l'intesa senza Sudafrica, perché quella non vuole entrare. Ah, ho resettare la cosa, sono riuscito finalmente a far vedere il sito. E gli inglesi ovviamente dicono, l'India è proprio bella da invadere, quindi la invadono da tutti i lati. Non mi aiutano sul campo, loro invadono, si fanno cerchiare e crepano. Che dà qualche distrazione, non mi posso lamentare, qualche aiutino lo dà. Però figa, amici miei, per piacere, non fate gli stronzi e attaccate nella maniera corretta. Io sto attaccando da più lati per cercare di situare le sito nella maniera giusta. Questo qua ha imparato a difendere, ma fai un busher, non fa qualcosa di utile. I nostri ragazzi dovrebbero riuscire a sfondare la nord adesso volendo, e tenendo pinnato qui e tenendo sott'occhio di qui dovrebbero avere la strada libera per Hyderabad. Oh, bello quel contrattacco, mi è piaciuto. Questo non ti mette proprio totalmente nella situazione di prendere nel culo, vai così grande. Ci sta, ci sta. Questo dovrebbe essere un bel breakthrough. Ok, eccolo qua. Sono contento di avervi fatto vedere questo breakthrough. Questo toglie i supply da questa zona. Hanno roba lì e là. Gli indiani non sono messi bene a livello di armamenti al momento. Sicuramente stanno messi peggio di noi. Io ora qua provo su tre fronti, sono quattro fronti da attaccare da quel punto lì. Qui potremmo continuare ad andare deep into the Indians. Mi fa strano dire che andiamo deep into the Indians, perché alla fine siamo anche noi gli Indians, ok? E qui andiamo deep into the nuovo fucile, che tanto non posso mettere in produzione, perché se lo faccio mi distruggo la produzione mia. Vediamo se c'è un attimino vediamo un attimino anche le ferrovie. Però siete belle le ferrovie, te che te c'è proprio chiesto. Vabbè, facciamo che nel mentre lo colleghiamo così. Priorità. Diciamo priorità. Prioritario. 57 punti lì. Abbiamo anche un aeroporto. Attenzione, attenzione, un aeroporto. Mi fa un po'. Abbiamo i nostri modelli generati dalla Tata. I Venom. Figa, che nome. Che incute timore nel nemico. Il Venom. Però non so quanto potranno essere d'aiuto El Venom al momento. Tengo questi aerei qua sopra invece i CAS, che tra l'altro ho imparato a costruirli da poco. Qui la situazione non mi piace affatto, sarò onestissimo con voi, amici miei. Noi ci stiamo strecciando, ma Hyderabad è scoperta. Tu torna qua. 93 là, è ok. Intanto save che non fa mai male. Il tizio viene piallato. Stanno cercando di uscire, di entrare, uscire, non si capisce in cazzo. Teniamoli fermi. Tizio vai giù. Tizio stai già andando lì. Tizio stai qui. Qui accorciamo. Non abbiamo tanti uomini, né, come sempre. Cioè, non è che alla fine ne ho aggiunti tantissimi. Spero sempre che gli inglesi smettano e i francesi smettano di divertirsi a non fare un cazzo e vengano a darci una mano. Innate questi con 94. Ah, tra l'altro con le poche navi che ho le ho messe qui giusto per fare quello che stiamo facendo adesso. Puoi lasciarci andare di là per piacere, cavallino? Grazie mille. Grazie mille, cavallino, che ci hai fatto passare. Se a me l'accento indiano non viene. Artillery fatta, signori miei. L'economia è stata recuperata. Delle new economy. A bomba più 20, più 20, meno 10, più 20, più 10, meno 10, Andiamo con gli alpini, sono un pochino più fighini. Aumentiamo ancora la produzione e la situa dei nostri bei fucili, che sono la cosa che ci tiene in piedi per lo più. Qui abbiamo chiuso, io direi che è arrivato il momento di far risentire il nostro peso qua. Pushiamo. Push, push, Lady Lightning. Push. Proviamo anche qua ad andare avanti per cercare di allontanare il confine di Hyderabad. Pare che ce la stiamo facendo bene. Questi qua sono spompati, questi no. Teneteli pinnati lì, bravi boys.
Oddio, no, cosa ho detto? Boys. Cos'era la qualcosa? Salerno era la tizia che cantava Boys. Inigo, gnago, inigo. Vediamo un attimo le armi. 4K, ci sta. Avanti così. Oh, sono riusciti a prendere Bombay, cazzo, buon per loro. Io però per adesso non mi ci lancio ancora. Mi piace la mia avanzata qua. Quanto siamo, come siamo? Siamo solo a metà. Non ce la fanno più, ragazzi. I giovani non ce la fanno più. Date una mano. Quanto sono? 6, 7, 8, 9, 10, 11 divisioni. Questo non cerchiamo. Fortuna che è entrato il Gianfranco lì appena in tempo. Continuate, ragazzi, a pushare. Più forte, ragazzi, più forte. Bombardate e pushate. Fortuna che ci sono queste 9 navi che abbiamo rubato da qualche parte. Loro supply sono messi tutti di merda, tranne vicino Bombay, che a quanto pare è stata devastata. 75 punti non credo bastino per un'altra dottrina, anche se non, vabbè, anche se non farebbe un cazzo quella dottrina lì, quella dottrina quella dei poveri. Investiamo 100 political power. Cosa ci danno con 100? Cosa c'è? Tornate a fare così. 100 political power ci danno consumer goods, resource, dockyard o speed construction. Dateci questo, onestamente, dateci quello, ci date questo, allora, qua, no, devo uscire dal menu, devo entrare qua, venire qui e cliccare qua. No. Un bel po', cioè aggiustate fisse quelle robe lì. Tra l'altro, essendo situati in quella maniera qua, non abbiamo più la spia, la devo mettere a misor, ok, non abbiamo recuperato, comunque sembrano spesi i ragazzi. I ragazzi sembrano spesi del tutto. Piano piano i loro cappellini ora inizieranno a saltare. Non ce la faceranno più. Tutti dentro, ragazzi. Tutti dentro. 96, 97, 98, 99. Tac, sotto direttamente. Facciamo un push proprio definitivo sopra. Loro cercano di ributtare addirittura gente di latte. Oppure gli cadono avanti dietro. E penso sia arrivato il momento per Sir Gianfranco Situ. Come si chiama questo qua, il nostro maresciallo? Philip Wallhouse Shetwood. No, di non fare un cazzo perché quei supply sono tornati, perché sono ripresi Bombay. Aspettiamo, pian piano. C'è stato il breakthrough qui sotto sul fianco. Ora sto correndo a Bangalore e Mysore per vedere se riusciamo a chiuderla. Loro stanno rispostando truppe. Penso arrivi prima lui, ne? Penso arrivi prima lui da là. Non credo. Sì, dobbiamo andare a salvare i francesi, figa. Call of Guangzhou, se riusci... No, sono entrati. Oh! I marine francesi sono entrati prima. Però Bangalore mi piallano qui. Non so cosa fare. Col cavallo tento di pinnare quello di là, mentre con la fanteria cerco di entrare dall'interno. I reggimenti arrivano, vediamo se riusciamo a salvare il reggimento di francesi qui sotto. Bangalore è caduta, Mysore è caduta. Quanto cazzo manca loro per cadere? È un bel po' in verità. Dove cavolo hanno spostato la capitale? A Bombay, ovviamente. Che è la roccaforte Bombay, quella che non riusciamo per ora a sfondare. Continuiamo l'assalto qua a sto punto. Dodge tutti, giù dentro. Giù, boys. Allarghiamo le nostre maglie in questo posto che siamo riusciti a... Certo, mi sono splittato mica male, né, adesso. Sono di avere più gente qui sotto. C'è pieno di inglesi, ma c'è pieno anche di crocchi. Che cazzo sta succedendo? C'è la festa qua del Bengodi, non ho capito. Qui sono spesi, dai, boys, attaccate. Qui attaccate a mano. Dai che non ce la fanno. Gli inglesi hanno pure tagliato fuori di qua. Teniamoli belli push dentro tutti qua. Nell'unico buco la vostra salvezza, quel buco lì. Poi buono, ci siamo impantanati bene, intrenciamoci. Però non dovrebbe mancare tanto, come fanno a resistere sti tizi qua? Oh, Gianfranchi! No, tu vai a piedi. Cavallo. Pony. Ogni tanto i pony li faccio perché mi piacciono, come sapete, e perché trovo utilissimo quella velocità che danno quando comunque non hai non hai benzina, perché quello è il nostro problema. Mettiamo la dottrina, che non se ne serve a niente. Forse ci dà la tattica, però, quella dottrina lì. Qui c'è stata una congiunzione, i fronti sono splittati totalmente. Abbiamo riperso... No, Mysore ce l'hanno gli altri, noi abbiamo Bangalore. Vediamo se da qui sopra riusciamo a pushare. Sono un po'... Tutti qua. Andate su. Su, belli miei di papà. Qui sotto per ora ci conviene difendere. Difendiamo. Qua si entra, qua proviamo il push anche con questo, via anche con quello lì, ci allarghiamo. I giovani, il cavallo, bravo il cavallo, guarda il cavallo, vai. Vola! Ok, abbiamo visto che lì c'è gente, cavallo contro cavallo, attenzione. Bombay è un passo, è un rutto praticamente.
Questo qua verrà fuori, no, vieni qua a dare una mano, vai. 76, oh dai, è inglese. Hong Kong è caduto, questo c'è un cavallo, verso Bombay si va. Certo, verrà fermato fuori Bombay. Ah, stanno anche tentando di sbarcare. Diamogli la mano. Assist su Bombay. Ah, Dio santo loro. Oh, olè! Boys! Adbred è caduto. Select all. Non puoi. Vabbè, dai, figa, dammi qualcosa. Non puoi. Questo? Non puoi. Quanti punti mi mancano? Questo? Non puoi. Questo? Non puoi. Questo? Puoi. Ok. Ma chi cazzo se la deve claimare? Scusa, l'India è dell'India. L'India è dell'India. India gli indiani. Cosa fai, francesi? O mi hanno passato i punti? Non lo so. Seleziona tutte le navi. GG. Confirm and exit. E finalmente... No, finalmente un cazzo. Adesso aspettiamo di finire l'Indian Armor Corps. E poi andiamo per Unify India. What the fuck is this piece of shit? Che ci distrugge l'economia una volta per tutte. Ad Reconstruction of India, che da Consumer Goods 60 War Super meno 30. E la vita è una merda. Nice. E finalmente, ma neanche troppo, perché comunque siamo al 21 febbraio del 39, abbiamo unificato l'India. Jai Hind, il subcontinente è ancora una volta nostro. Adesso che facciamo? Vediamo che facciamo. 69, 70. Unify India, eccoci qua. Allora, scegliere una capitale del Dominion of India. Con l'India finalmente unificata è tempo di ricostruire e decidere dove spostare la capitale del paese. Lahore ci ha servito bene, però sarebbe più saggio tornare a Delhi, dove c'è infrastruttura e opportunità. Allora vediamo, abbiamo Delhi, abbiamo Bengali, Hyderabad, oppure stiamo dove stiamo? No, penso che Delhi sia the place to be, no? È il cuore dell'India, anche se forse Hyderabad è il cuore, non è proprio il cuore dell'India, è un po' l'ombelico dell'India, Hyderabad. Qua non c'è una città decente qui in mezzo all'India, no. Quindi Delhi sia, secondo me. Bella quella, bello quell'altro. The old Bengali capital. No, Delhi. Puff. Buono, amici miei. Adesso qua sì, si apre tutto il tri di Claymare, Pondicherry, Ceylon, Incorporated Burma, Dilwi Nepal, eccetera, eccetera. Anche se ci ha dato una mano, poverino, nel Nepal, comunque sia quello che c'è. Però il mio obiettivo era solo fare la guerra civile, un gameplayino veloce in India, anche perché avevo già fatto qualcosa di più lungo che uscirà in futuro, probabilmente, quindi... Tant'è. Il nostro caro single, Ganga Single Ciaddone, ha unificato tutto. La guerra è fatta. Adesso ho mandato un po' di truppe qui sotto, ma sti cazzi. Io direi che possiamo concludere qua e vivere felici. È stata una run abbastanza smooth, abbastanza veloce, rapida e indolore. Cioè, mi accontento per questo giro. Signori, un saluto. Alla prossima avventura, che sarà da qualche parte, non so.